era un gruppo di comici famosissimi, Boldi, De Sica, Villaggio, Banfi, e c'era una guerra, come dire, intestina proprio per avere la battuta migliore, cosa mai farsela, cambiare, addirittura rubare pagine di copione. Perché era un periodo che i comici imperversavano. Io non sono un comico, posso fare ridere, però non ho il physique. E quindi ogni tanto mettevo dentro delle cose mie, mentre facevamo una marcia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, rock, cantavo rock and roll on the clock. Teocoli, ma tu sei uno stronzo, l'hai capito? Era 30 anni fa, oggi non si sarebbe permesso. E comunque ho detto, è stato un film penoso perché si lavorava d'inverno, si faceva i pompieri 2 a Formello, umidità 350 gradi di umidità, era un film che non ha né capo né coda. Mi dispiace perché il regista era bravo, era Capitani, però insomma bisogna lavorare, diciamo così. Ed è stata un'esperienza, faceva molto ridere poi che io ero appena fidanzato con mia moglie e dormivamo in una pensione, a noi piaceva insomma, e Boldi abitava in una camera doppia, una super suite all'Hilton. Io avevo appena detto, dico, ma che ti do un calcio nel culo, ti faccio passare lì, hai capito? Si vantava di quella cosa, per lui era un arrivo. Mentre io invece, con mia moglie che era molto giovane, ci piaceva essere un po' boemia. E sì, mi ricordo che mi ha fatto vedere com'era la bicicletta, come funzionava. Mi ha detto, la provi questa bicicletta. Io l'ho presa e sono andato via, non sono più tornato. Ma Boldi è perfetto in queste cose. Peccato perché come comico vero, fisico, è distinto, era molto bravo quando lavorava con me al Nord, Antenna 3 Lombardia, o i vari scherzi a parte, così riuscivo a trovare sempre la chiave giusta per lui, perché lui non è un autore, è spontaneo.